Che dirò di più? L'autore della lettera agli Ebrei finisce il suo elenco chiedendo: che dirò di più? Ebrei 11:32. Poi ci lascia una lista di nomi e di sacrifici eroici. Sai una cosa, la lista non è chiusa. Ogni volta che qualcuno si alza per testimoniare la sua fede in circostanze favorevoli o sfavorevoli, aggiunge il suo nome alla lista. Conosciamo tutti i grandi uomini di Dio come Billy Graham, Reinhard Bonnke e tanti altri, ma gli eroi della fede sono tantissimi, per la maggior parte sconosciuti. Ho un ricordo della prima chiesa in cui siamo stati pastori. Era una piccola chiesa con solo un membro, una signora anziana che chiamavamo Zia Nicolina e che ora è col Signore. Era una donna dal fisico debole, piuttosto magrolina. Aveva però una grande forza, l'intercessione. Quante persone hanno beneficiato delle sue preghiere. Sapevo anche che lei pregava tutti i giorni per me e quello è stato per me un periodo di grande crescita spirituale. Era un'autentica eroina della fede, ma sconosciuta alla maggior parte delle persone. Perciò non ti scoraggiare, non pensare di essere inutile. Non sei Billy Graham, ma sei esattamente chi sei chiamato ad essere. Porta a compimento la tua chiamata. Forse non sei riconosciuto, ma puoi avere la certezza che tuo Padre Celeste conosce e apprezza tutto quello che sei. Anche tu stai scrivendo la storia della fede. Oggi l'eroe della fede sei tu. Grazie di esistere. Emmanuel Gould.